solo per starnutire. No. Oh, credo di sì. Sean, mi hai starnutito addosso. Ma non è mio. Vedi? Ops. Cos'era quello là sopra? La campanella! La mia cotta, la mia ossessione! Oh, sì! Aiuto! Lo vedi anche tu? Stanno accadendo cose strane al college! Dobbiamo nasconderci! Sean è un nerd con allergie. Lucy è una pappamolla e una fan dei BTS. Phil è un idiota con un ego enorme. Ed Ellie è una bellezza. Benvenuti a Rainbow Games. Siete i nostri giocatori prescelti. Per uscire da qui, dovrete sconfiggere tutti i mostri. Ogni giorno avrete un compito da portare a termine. Il primo mostro è quello blu. Scrivi qui sotto il nome del giocatore che secondo te vincerà la partita. Calma! È un grande scherzo. Possiamo benissimo andarcene da qui. Ops! Calma, si può sempre scappare dalla finestra. Non spaventatevi, risolviamo la questione. Ecco. Sono stanca. Ciao. Che branco di bambini. È solo un palloncino. Oh, un cubo? Sembra proprio quello del gioco Rainbow Friends. Vediamo. Cosa? La porta si è aperta? Questo è il primo indizio. Fuori, ragazzi! Guardate cosa ho trovato! Un altro cubo! Fantastico! Un altro! Questo è il quarto! Ne ho un altro! Dove sono gli altri? Dovremmo andare a curiosare nell'ufficio del preside! Corri! Perché urlate? Pazzi! Sbrigatevi! Nascondetevi in classe! Tutti i posti sono già occupati. Dove posso nascondermi? Non è la mia taglia! Avete visto? Si sta avvicinando! Sono al sicuro! No! Non ora! Oh no! Distrailo, portachiavi! Via libera, ragazzi! Potete uscire! Quelle scatole cambiano dimensione! Guarda! Strisciate, ragazzi, tutti insieme! Strisciamo fino all'ufficio del preside! Ups! È un po' difficile strisciare! Cosa ho urtato? Oh no! Sistemate i cubi, ragazzi! Non mi è mai piaciuta! Sì, nemmeno a noi! Sfigato! Il problema è che ci sono solo 8 cubi su 10! Dove sono gli altri due?
Oh no! Il mostro blu è qui! Eccoli, i due cubi mancanti! Fatto! Congratulazioni, giocatori! Avete perso un membro, ma siete riusciti a passare al livello successivo! Il prossimo, il mostro verde! Oh! Una scatola? Quando finirà tutto questo? Cosa c'è sulla cattedra? Ci è cascata ancora una volta! Non resisto! Cos'è questo? Ragazzi, dobbiamo raccogliere le fiaschette! Aspettatemi! Cercate le fiaschette! Un gioco da ragazzi! Presa! Guardate, ne ho due! Ben fatto! Credo sia ora di nascondersi! Oh no, 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 non ora! Chi c'è? Un mostro verde? Oh no! Ti prego, non mangiarmi! Calmati, starnutitore! Siamo noi! Andiamo! Oh, ragazzi! Un'altra fiaschetta! Aiuto! Mi ha preso! Cosa facciamo? Cosa facciamo? Ti prego, non mangiarmi! Vorremmo presentarvi il più grande mago del mondo, Sean! Ecco le mie due scatole. Ora si trasformeranno in un'unica grande scatola con dentro Lucy! Una sega! No! Non faceva parte dell'accordo! Fammi uscire! L'intervento è stato un successo! Grazie, grazie! Questo è tutto da parte del magnifico Sean e dell'indimenticabile Lucy! Grazie per l'attenzione! Devo andare! Bravi, bravi! Ma dov'è? Oh! Sbrigatevi! In classe! Guardate, ragazzi! Ecco dove vanno tutte quelle fiaschette! Oh, ne manca una! Dove sarà mai? Presa! L'ho trovata! Oh, non mangiarmi! Ciao! Meglio se guardi qui! L'ultima fiaschetta! Più veloce, più veloce! Ha funzionato! E adesso? Vediamo... Cosa abbiamo qui? Luci accese! Phil! Guarda! Una nuova sfida! Congratulazioni! Passate al livello successivo, giocatori! Guarda! È una batteria! È una delle sei. Troviamole tutte. Oh, eccoti qui. Se n'è andato. Andiamo, Phil. Aspetta, Sean. Dividiamoci. Dove possono essere? Oh, ne ho una! Che ora è? È ora di trovare una batteria! Io ne ho trovate tre! Guarda! Phil! Ho bisogno di una mano! Ho sei batterie! Ho vinto! Phil, non lasciarmi! Non posso! No! Non
mangiatemi, avrete una reazione allergica. Ti salverò. Giù le mani dal mio amico mostri. Lo sapevo. Il mio fascino li ha spaventati. Phil, ben fatto. Grazie. Ha funzionato. Forza. Qui ci sono tutte le batterie. Evviva! Ha funzionato! Ehi, ragazzi! Venite qui! Ciao! Siete sane e salve! Siamo così felici! Una botola? Ecco la nostra via d'uscita dal gioco! Vai, vai! Forza, Lucy, entra! Eccellente, sono dietro di te! Non è di qua? Oh no! Non importa! Mostro blu! Lasciami in pace! Cosa? Un rivale? Vieni qui! Aki Waki si scontra con Mostro Blu! Chi vincerà? Aki Waki non si arrende così facilmente! Chi sta raggiungendo i nostri giocatori? Oh no! Dove li ha portati Aki Waki? Teo e Polly sono nei guai. Cos'è questo posto? Sembra familiare. Aspetta, sono dentro il gioco? Che cos'è questo? Teo e Polly non hanno mai visto niente di simile prima d'ora. Ma c'è un videoregistratore e uno schermo. Ah, vediamo cosa c'è sul nastro. Teo e Polly sono così sprovveduti. Non è così che si usa una videocassetta. Non vedranno mai cosa c'è sopra. È ora di andarsene da qui, ma avranno una brutta sorpresa. La porta ha una serratura a colori. Teo sta cercando di trovare la combinazione giusta, ma continua a distrarsi e... non solo da Polly. Oh no! Ora dove stanno volando? Sorpresa! Stesso posto? Stessa cassetta? Davvero inaspettato! Ora Teo sta controllando i binari del treno. Interessante! Wow! E se ci fosse qualcosa davanti al treno? Si sta facendo divertente! Povera bambola! I bambini non avevano idea che la bambola avesse un biglietto di prima classe. Chi lo sapeva? Aki Waki, di nuovo? Un altro volo? Si stanno abituando a questo volo. Non esiste! È lo stesso posto! Ma quando finirà? Finalmente sono soli! È ora di far funzionare le cose! Ce l'hanno fatta! Il nastro è nel lettore! Ma che significa? Il treno? I numeri? Teo comincia a capire! Oh, ma certo! I numeri rappresentano i vagoni del treno! Corrispondono ai colori! Questo è il codice della serratura. Speriamo che funzioni. La porta conduce gli amici in una stanza con un giocattolo molto speciale. Prendono il trofeo e si teletrasportano nella loro realtà. Finalmente! Ma il gioco non è ancora finito. Aki Waki non li lascerà semplicemente andare. Oh no! È qui!
Corri! Chi vincerà? Polly? Teo? Waggy Waggy? Mi dispiace, Aki. Niente sedia per te. Sembra che Aki Waggy abbia bisogno di una pausa. Sono scappati. Che ne dici di nasconderci nella doccia? Cosa? I'm sorry. È pazzesco! Polly e Teo sono scappati. Ma non per molto. Aki Waggy è alla porta. Hanno una possibilità. È uno zaino. Devono solo colpire lo schermo sopra la porta. Teo deve mettere lo zaino. Wow! Ora vedrà come fare. Teo, vai! Ha funzionato! Sbrigati! Aki Waggy è quasi qui! Ups! Non è il tuo giorno fortunato! Polly e Teo sono finiti al college! Ora possono rilassarsi! Dov'è l'insegnante? O sarà Aki Waggy a insegnare loro? Teo è pronto! Beh, possiamo saltare questa lezione! Aki non è un grande insegnante, comunque! Aki Waggy sta aspettando Polly e Teo nel corridoio! Gli armadietti sono un buon nascondiglio! Aki Waggy sta per afferrare Teo. Aspetta. No! L'armadietto è vuoto! E i ragazzi non sono in nessuno degli altri armadietti. Aki Waggy ha un piano. Se vuoi trovare qualcosa in un armadietto, devi pensare come un armadietto. Fortunatamente per Polly e Teo, il suo piano non sta andando alla grande. Riescono ad uscire. Ma poi finiscono di nuovo nei guai. Aki Waggy è confuso. Dove sono andati? Gli amici sono finiti in un altro strano gioco. Che sono tutti fermi. Ecco Aki Waggy! Ora cosa facciamo? Discutiamo il nostro piano. Ma la discussione sta rovinando il film per tutti. È Aki Waggy! Aspetta, stava solo portando gli occhiali 3D. Ma Polly e Teo hanno qualcosa di più importante da fare. Via libera! Non avranno più bisogno di questi. Polly e Teo sono a casa, finalmente! Ma non festeggiate ancora! Aki Waggy è lì! Aki Waggy allunga la mano e afferra... la bambola! Stava inseguendo la bambola per tutto questo tempo! Aspetta, cosa?
Una pubblicità per una nuova bambola? Assomiglia proprio a Polly! Polly, hai visto? Polly?